Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino, immersi in un luogo incantato. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Tutto di nostra produzione. Bar, gelateria, tavola calda, pranzi veloci. Aperto tutti i giorni, festività comprese, dalle 5 del mattino alle 22. Pasticceria Etrusca, se ci assaggi, non ci lasci più. Ci trovi a Perugia in via Cortonese 1F, di fronte alla sede della Regione Umbria al Broletto. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Alla tavola rotonda, un ambiente familiare e un servizio accurato rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare i piatti tipici della tradizione umbra e il gusto della pizza. Offre inoltre, nelle sue ampie sale, servizio completo per cerimonie e banchetti. L'hotel è ideale per gruppi, famiglie e coppie. Parcheggio privato, ampio giardino. La tavola rotonda, a Santa Maria degli Angeli, dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria. Buonasera a tutti i teleascoltatori del canale 11 di TRG, Teleradio Gubbio, lo sport e incontri del mercoledì. Oramai chi ci segue è notorio che viene dedicato al calcio regionale, diciamo un po' al calcio regionale a tutti i livelli. Stiamo ovviamente oramai in conclusione della stagione, quindi sembra che c'era da parlare poco, invece no, c'era da parlare parecchio, perché oltre che celebrare le vittorie, come faremo stasera con una società che è arrivata comunque in alto, perché disputerà l'eccellenza il prossimo anno, avremo anche i nostri colleghi giornalisti che poi ci illumineranno per quanto riguarda appunto vari movimenti che già ci sono. E non saranno solo movimenti di mercato, ma anche delle società che ovviamente fanno scelte, anche scelte diverse. Allora, io partirei subito intanto a presentarvi vicino a me Antonello Tacconi. Buonasera a tutti. Poi il tecnico della Ducato, promosso in eccellenza, Fausto Ricci. Buonasera, buonasera a tutti. Giancarlo Babuini. Buonasera. Lorenzo Capezzali. Buonasera. Ed infine Moreno Salani. Allora, buonasera. Qui gli argomenti si possono fare a piacere, anzi ce li possono dettare anche gli amici qui vicino a me, perché sono tutti giornalisti o tecnici, quindi esperti di questo mondo. Però io adesso Antonello darei, cioè faremo la presentazione, dobbiamo fare di questa società, il Ducato. Sì. Che è arrivata direttamente in eccellenza, mi pare. Con uno sì, ha fatto un grandissimo campionato già da protagonista, perché in un girone poi sentiamo mister Ricci. Ricordiamo che ecco, era il girone del Foligno. Era il girone del Foligno, però se la Ducato ha dato il primo merito di una bellissima stagione, ma il primo merito poi mister Ricci ce lo confermerà, è stato quello di tenere vivo un campionato, cioè nel senso che è stata una degnissima rivale di un Foligno che era costruito per vincere questo campionato, che però di fatto... Diciamo ecco, questo, che la Ducato ecco, ha vinto il campionato. Beh, diciamo, fuori classifica al Foligno. Diciamo, ecco, se la mettiamo su questa chiave di lettura sicuramente ha un suo senso, Sergio, però ripeto, un campionato già scritto, la Ducato invece di fatto lo ha ravvivato fino alla fine e credo che qualche volta non me ne vogliono gli avversari, però la Ducato ha creduto fino in fondo anche su questi playoff e alla fine no, la vittoria nella finale mister Fausto Ricci con l'Ellera è stato forse
anche un ripagare, no? Nell'aver tenuto vivo un campionato, nell'aver creduto nonostante tutto, nonostante questa importante società come il Foligno, no? Di poter fare un campionato da protagonisti. Sì, effettivamente è vero, abbiamo tenuto vivo un campionato che se no, secondo me a dicembre forse era già finito. E alla fine del girone di andata eravamo a 5 punti dal Foligno. Poi chiaramente la rossa più lunga e qualche altra situazione ci hanno fatto sì magari che nel girone di ritorno qualche punto in più l'avessero. Chiaramente nell'arco di un campionato delle 30 partite una società così strutturata, una squadra così forte, alla fine i 10 punti di differenza si sono notati. Però nelle due partite secche, una l'abbiamo vinta, una l'abbiamo persa malamente, perché purtroppo per delle circostanze abbiamo perso Tommassoni per battere un rigore alla fine dell'allenamento del venerdì, quindi c'è questo piccolo rammarico. Però va dato atto anche al Foligno che ha fatto un campionato strepitoso, al di là del valore della rosa. Vincere è sempre difficile, quindi stavo bravo a lei. Ha pesato la lunghezza della rosa, no, alla fine del campionato forse. Beh, noi la nostra rosa, diciamo, era numericamente non era come quella del Foligno, e forse diciamo che è stata anche la nostra forza, perché abbiamo sfruttato tutto il potenziale della nostra rosa dal primo all'ultimo, considerando i ragazzini, considerando gli adulti, eccetera eccetera. Quindi, però, nell'arco di un campionato, nelle 30 partite, nei 9 mesi, diciamo che la struttura proprio di squadra del Foligno ci è stata superiore, e quindi la differenza dei 10 punti si è vista. Chiaramente poi arrivi secondo a 67 punti e non vincere, non passare di categoria era, lo so, e di fatto è, questo era, diciamo, un grandissimo rammarico, che poi è stato fatto sì che abbiamo vinto i playoff, secondo me meritatamente, perché ci siamo qualificati per la finale a 4 partite dalla fine, la quart'ultima fine, proprio col Viole, nello scontro diretto col Viole. Tra l'altro il Viole lo analizzeremo magari in un'altra puntata, perché questo è un campionato, perché ho detto ha vinto la Ducato, perché è arrivata seconda dietro una super favorita che faceva un po' gara a sé, poi come ci ha detto il mister, almeno negli scontri diretti invece è stata tutta un'altra storia, e però anche perché le Viole sono arrivate oltre i 10 punti indietro, e quindi per regolamento se sei oltre i 10 punti non fai playoff. E poi la vittoria con l'Eller, Antonello, che... Insomma, Non era facile, perché lei era dal canto suo, era una squadra importante, una squadra di giocatori esperti, poi il mister l'ha incontrata, e sicuramente queste partite così secche, andata e ritorno, non è facile. Mister, prima di passare la parola agli amici, un Ducato che però, mi aiuti lei, solo che hanno l'allena, però è una società che ha bruciato le tappe, tra virgolette seconda squadra di Spoleto, ma in realtà è una società che in 3 campionati ha fatto un balzo in avanti notevole, no? Io ho visto, mi pare, con il Fratticciola aver fatto una finale di Coppa 2 anni fa, non so se mi ricordo, o forse mi sbaglio io. Comunque, società che avete... 2 anni fa hanno fatto un play-out. Avete sicuramente, no, bruciato le tappe. Eravate partiti per vincere, mister, questa è la domanda, era per fare un campionato importante. Per vincere, noi siamo partiti con la volontà di migliorare la classifica dello scorso anno. Ricordo che la Ducato l'anno scorso è arrivata terza dietro Pietrana e Cannara. È vero. A 52-53 punti, quindi l'obiettivo nostro all'inizio del campionato era quello di provare a migliorare la classifica lì, magari facendo i playoff. Chiaramente entrare in finale playoff a 4 partite alla fine è stato un risultato... Non ve l'aspettavate? No, sinceramente nel mio piccolo ci speravo, però mi sembrava una cosa talmente grande che... Però è successo, abbiamo vinto anche la Coppa Italia. Sì. Parlavamo prima dell'Ellera. L'Ellera, secondo me, era una squadra molto forte allenata da un bravissimo allenatore Nuti. E quindi è stata durissima anche la finale. Certo. Allora io passerei adesso a Giancarlo. Giancarlo, ecco, sì. Un tuo commento su questo campionato della Ducato. Sì, rimarcare tu il discorso che, diciamo con un aforismo, che la Ducato ha vinto il campionato, perché se andiamo, come dici tu, alle Viole, che ha dato, non so, credo, 18 punti. Mi sembra che la quart'ultima Europa stavamo a 20, 20,
24 punti mi sembra. Beh, addirittura, quindi, sì. Quindi siamo arrivati a 20 punti di distacco dal San Venanzo nell'ultima partita del campionato. Ma sicuramente col Foligno la rosa più lunga, e quello la dice, loro lo sapevano in partenza sicuramente, perché il Foligno poteva essere una squadra e la società con, diciamo, con un profilo diverso, quindi. Ma anche loro so che hanno un bel settore giovanile, da Ducato, hanno un bel settore giovanile dove ci sono dei ragazzi interessanti, e quindi loro possono sicuramente, avranno un futuro anche in eccellenza, sicuramente solo per far bene. Certo. Lorenzo, ecco, un parere tuo su questo campionato, di questa squadra che Ducato è Spoleto, e poi... Sì. Andremo un po' anche sulle voci che si rincorrono a Spoleto, prego. No, niente, volevo solo fare i complimenti all'allenatore di questa squadra e al risultato tecnico, voglio dire, raggiunto davanti a una società blasonata come quella del Foligno, che la dice lunga su quante possibilità avete avuto, no, nell'andare avanti, quindi nello stare a ruota, voglio dire, di questa società di rango, e quindi già di per sé stesso è un motivo di grande soddisfazione al di là del risultato in quanto tale. Volevo porre una domanda, volevo sapere a lei, per lei quando è che ha capito che potevate essere lì per poter andare su durante il campionato? C'è stato un momento in cui lei aveva percepito l'idea di poter salire addirittura? La partita dove abbiamo espresso secondo me il valore più importante proprio quando abbiamo perso a Foligno. Abbiamo perso 1-0 a Foligno e sinceramente lì ho visto che i ragazzi erano talmente consapevoli che avevamo una forza per provare magari a dargli fastidio. Sì, effettivamente quella è stata una partita che ci ha dato la consapevolezza della nostra forza. Sì, forse è stata quella, sì. Dal punto di vista tecnico, che cosa è stata la differenza con le altre squadre secondo lei? Questo è stato un girone B di promozione tosto perché anche nei bassi fondi della classifica è stata una battaglia fino all'ultimo secondo del play-out. Dal punto di vista tecnico, secondo me le due squadre che hanno fatto il vuoto davanti hanno dimostrato un valore tecnico-tattico molto superiore, però poi le partite cominciano sempre 0-0 e si gioca sempre 11 contro 11, quindi ogni partita è sempre una storia a sé. Noi l'abbiamo affrontata sempre tutte a 30 con al massimo delle nostre potenzialità che avevamo in quel momento. Questo anche per togliere qualche dubbio, magari le ultime 3-4 partite noi abbiamo affrontato squadre che stavano lì per battersi, per non entrare nei play-out. Abbiamo giocato sempre tutte le partite al massimo delle nostre potenzialità e delle nostre possibilità in quel momento. Certo. Appunto, Moreno, sentiamo un po'. Ma io vorrei, diciamo, a parte la questione tecnica, ho visto è stata, diciamo, un po' trattata da chi mi ha preceduto, vorrei un buon momentino focalizzare il discorso sulla città, cioè la città, parlo Spoleto. Due squadre in eccellenza, voi una realtà emergente con un presidente che Santi Rosi, che è già stato quindi a Spoleto, uno Spoleto che da quello che circolano voci, insomma, è ancora una situazione societaria, sembra tutta in alto mare. Potreste diventare la prima società a Spoleto? Io personalmente, come intendo io il calcio, fare un derby con lo Spoleto mi piacerebbe tantissimo. Premesso questo, dico che la società da Ducato è una società giovane, è vero, ma è molto molto ambiziosa, è molto molto numerosa dal punto di vista dirigenziale e dal punto di vista dei bambini, dei ragazzini e dei ragazzi che fanno parte delle squadre della scuola calcio, del settore giovanile, eccetera, eccetera, eccetera. Mi sembra che contiamo sui 350 elementi, quindi di per sé oggi è la prima società a Spoleto per numero e per tutto, diciamo. Per quanto riguarda lo Spoleto, io sono di Spoleto, abito lì, quindi tante cose ascolto, le sento, però ad oggi
secondo me no, ancora non sappiamo niente nella nostra struttura, come ci ristruttureremo nel prossimo anno, e credo nemmeno a Spoleto. Quindi di solito poi quando arriva il momento dell'iscrizione si sono sempre iscritti, quindi non lo so sinceramente. Guardi, io ripeto, fare un derby allo Spoleto sarebbe bella cosa, importante, cioè. Sarebbe una bella cosa, parlando, sì. Sì, sarebbe una bella cosa, sì. Morello, vuoi dire? Era la curiosità un po' che avevamo anche noi, quindi vai Giancarlo. No, diciamo a Fausto, che è un amico, se sarai riconfermato sulla panchina della Ducato? Ecco, questo l'avevamo domandato. Sì. Io sinceramente ho fatto un... Ha fatto bene. Al momento, no, vabbè, a parte il discorso dei risultati, ma l'anno scorso nel parlare... parlavamo di un periodo che dai 2 o 3 anni di stare insieme, quindi chiaramente aver vinto i playoff, aver vinto una Coppa Italia in un solo anno e andare in eccellenza con una società giovane in quella maniera mi dà ancora più stimoli per allenarla, questo è poco ma sicuro. Ci avremo un incontro in società, adesso vediamo a fine settimana. Per me grossi problemi non ci sono, quindi... Da Spoletino è anche un orgoglio, no? Poi penso che un po' la società te rinforzerà la squadra, perché in eccellenza è un altro campionato, quindi sicuramente al di là dei giovani. Diciamo che andiamo a fare la Serie A. Sì, della regione. Della regione, certo. Quindi e oggi stiamo in Serie B, eravamo in Serie B. Quindi le squadre che passano di categoria di solito si rinforzano, o le facciamo rinforzare. Dobbiamo mettere qualche giocatore di categoria, questo sicuramente, anche perché poi io l'ho fatta l'eccellenza e tutte le squadre hanno, dalla più piccola alla più grande, hanno dei giocatori di categoria, quindi bisogna cercare più che il giocatore di categoria, come ho detto prima, ma l'uomo che viene a far parte di uno spogliatoio come quello che è stato quest'anno, un gruppo importante, quindi non dobbiamo sbagliare, ecco. Dobbiamo cercare 2 o 3 giocatori, ma che siano giocatori veri. Ecco, questo sì. Io ti volevo chiedere una cosa, un paragone tra i 2 gironi della promozione, che soprattutto quest'anno, insomma, cioè negli anni anche passati, insomma, scendono squadre blasonate nel girone A, Nestor, insomma, adesso per citarne alcuni, insomma, nel vostro il Foligno, insomma, Nestor e il Todi. Quindi un campionato che sta crescendo qualitativamente sotto il punto di vista del livello tecnico. Adesso non so se tu lo conosci il girone A, insomma, se puoi fare insomma i dovuti paragoni. Il girone A, noi quando abbiamo visto che praticamente la distanza col Foligno era quasi incolmabile, ci siamo informati, abbiamo visto qualche partita del girone A, specialmente quando c'è stata la sosta di Pasqua, abbiamo visto il Casa del Diavolo, abbiamo visto il Gualdo. Abbiamo giocato contro l'Ellera. Erano squadre che erano. La Ponte Vecchia non l'ho vista, sono sincero, però erano tutte squadre che potevano vincerlo quel campionato lì. E io dico che l'Ellera, non so adesso che problemi ci sono stati all'inizio, che non c'era un altro allenatore, credo c'era Perugini, ma con l'avvento di Zonalluzzi credo che ha fatto un grandissimo risultato, perché arrivare in finale playoff era, mi sembra, penultima al girone, dopo 6 o 7 partite, quindi ha fatto una grande rimonta, ha fatto una grandissima rimonta e l'ha dimostrato anche in finale contro di noi, è stata tosta fino all'ultimo secondo di partita. È un girone, anche lì noi abbiamo finito a 67 punti da secondi e loro mi sembrano, la prima ha fatto 57 punti adesso, se non erro, ecco. Sì. Mister, che eccellenza sarà invece? Perché c'è il San Sepolcro, no? Sarà un bel campionato, secondo me sì, sarà un bel campionato e noi dobbiamo attrezzarci bene, non sbagliare, per provare a divertirsi, provare a salvarsi almeno il primo anno, far bene. Poi chiaramente andremo a giocare contro realtà importanti, San Sepolcro, lo stesso Foligno, Angelana, Orvieto, cioè è un campionato, è la Serie A, abbiamo detto prima, Serie A dell'Umbria, quindi va bene. Prego, vuoi dire qualcosa, Lorenzo? Il clima che si respira lì in paese, in città, voglio dire, dopo questa promozione è salito notevolmente, c'è partecipazione, praticamente il ruolo giocato da principale attore della squadra ha fatto lievitare
diciamo, il coinvolgimento, oltre che emotivo, anche sportivo dei tifosi e un po' di tutto il circondario urbano. Ecco. Noi siamo una realtà molto piccola, perché parliamo di una frazione di Spoleto, che San Giacomo è una frazione di Spoleto, adesso sinceramente non so nemmeno quanti abitanti abbia, però come dicevo prima c'è un grandissimo entusiasmo e il fatto di aver fatto questo tipo di risultato secondo me deve dare e può dare degli stimoli ancora più importanti per fare meglio, questo è poco ma sicuro. Abbiamo visto nelle due finali che abbiamo avuto molta gente al campo, questo mi ha fatto un grandissimo piacere, molti bambini della scuola calcio e questo credo che sia uno dei più bei risultati, no, di questa stagione. Adesso mi viene una suggestione, Sergio, perché in questa superstrada da Ponte San Giovanni in poi, andando qua da Ponte San Giovanni, Bastia, Rivotorto, Foligno, San Giacomo, Spoleto, cioè, insomma, mister, si gioca un'eccellenza proprio in superstrada, mi viene da dire quasi, no? Adesso, sì, al di là della battuta, però è una realtà, no? Adesso, no, è vero, paradossalmente le trasferte in eccellenza sono più corte di quelle altri campionati, quindi... Sì. È vero, sì, no, sono tutte squadre molto forti. È un territorio, anche il territorio dello Spoletino, sì, che non dimentichiamo l'Acrituno, che comunque al di là di tutto è stata, insomma, però di fatto sono società che comunque con il Foligno ritornato in auge, no? Ma ci sono tre squadre. Il Foligno e Spoletino. Sì, sì, no, no, questo è importante, sì, sì, anche perché ultimamente, diciamo, con lo Spoleto che non stava in buone acque, diciamo, il calcio spoletino in questo momento, ricordo che in prima categoria tre squadre hanno fatto i playoff per salire, sì, di categoria, quindi è bene che sia così, eh? È bene che sia così, peccato per l'Agridunno, peccato, sì, per l'Agridunno, perché sì, peccato per loro. Volendo addentrarci una questione tecnica, ovviamente il salto di categoria, come tutti i campionati, si nota, no? Questa squadra, per fare un campionato, come ha detto lei, per salvarsi, insomma, che cosa ha bisogno? Qualche innesto? In che ruolo? Adesso, senza nulla togliere magari ai giocatori che ci sono adesso, magari, ma io dico che di non fasciarsi la testa da questa situazione, magari dice, ah, adesso facciamo l'eccellenza, bisogna cambiare di qua di là, no. Il gruppo è un gruppo nostro che ha lavorato benissimo, quindi migliorare questo gruppo con due o tre elementi di categoria, due o tre ragazzi, giocatori che ci abbiano una certa esperienza del campionato d'eccellenza, tutto qui ce n'abbiamo, ci abbiamo gente che l'ha fatta l'eccellenza, perché i Cola, gli Arcangeli, i Raspa, i Cimarelli, i Guaglietti, i Piantoni che hanno fatto Serie D, questi Fedeli, giocatori di esperienza noi li abbiamo nella rosa, quindi magari andare a prendere due, uno, tre giocatori che possano dare una mano a quest'altro gruppo che già, questi giocatori fanno già parte di questo gruppo qui. Senta, Patron Santi Rossi, che dice, mister? L'aveva incontrato? Facciamo domande, noi andiamo. Santi Rossi è stato il nostro sponsor, sì, in questo, sì, momento, sì, è stato lo sponsor della, sì, prima squadra. Conosco l'organigramma ufficiale, ecco, sì, la presenza. Io sinceramente le cariche anche all'interno della società non è che le conosco. So che il presidente si chiama Michele Zigo, quindi sì, che poi è un carissimo amico, assolutamente, è un ex mio compagno di squadra. Quindi il resto, io ho parlato con la società, dico sempre che voi fate tutto quello che dovete fare, poi quando dovete parlare con me basta una telefonata e ci vediamo. Questo è stato quando abbiamo fatto l'ultima partita il 19 maggio, sono state le ultime parole. So che hanno un incontro in questa settimana, forse domani, per definire un po' cariche e tutto il resto, e poi vedremo. Vedremo, sì. Una volta fatta la società ti chiameranno, caro mister. Anche perché Santi Rossi ti farà una squadra da Granducato di Spoleto, perché se è vero che si parla che lo Spoleto vero e proprio non si riscriverà, non si sa, questo lo parliamo del... Beh, è una cosa che sentiamo in giro, ma io... Se si sente, si sente, ma uno non può dire neanche... Comunque ti faranno una bella squadra, dai, Santi Rossi lo conosciamo, non è che l'Esina poi sia alla fine... Ma perché anche una rivalsa, no? Perché ha fatto il dirigente, il presidente per parecchi anni dalla parte opposta, probabilmente sì, si troverà in condizioni... È una presenza molto importante all'interno del gruppo Ducato, certo, sicuramente lo sarà e lo sarà anche per il futuro. Però nel gruppo Ducato c'è anche...
c'è anche gente magari che è lì, che lavora dalla mattina alla sera proprio all'interno della società, che si impegna. Adesso c'è un torneo, stanno tutti sempre lì in cucina, lì al bar, quindi Santi Rosi chiaramente porta un vento nuovo, molto più entusiasmo magari nel costruire magari qualcosa di più importante di quello che abbiamo fatto adesso, perché anche fare un buon campionato in eccellenza penso che sarebbe bello, sarebbe uno stimolo importante. Che cosa si sente di dire ai tifosi per questa stagione nuova dell'eccellenza, la Serie A regionale, rispetto all'anno passato? Cioè, può fare dei proclami, diciamo, di un certo tipo, anche di programma, oltre che di sapere che lei ha un organico forte? La cosa più importante è che dovrebbero venire al campo a vedere le partite, perché poi la squadra del posto, insomma, è sempre giusto da seguire da aiutare, perché alla fine io, quando ho giocato nelle due partite col Foligno, chiaramente messa il paragone tra la città di Foligno e la frazione di San Giacomo, però vedere 500-600 persone allo stadio ti dà sempre degli stimoli importanti. Quindi non dico che devono essere 500-600, ma almeno un 100, 150-200 persone al campo, perché questo è un campionato che lo merita, secondo me. Ecco, questa del tifo, no? Sui campi di calcio, si è ridimensionato, Moreno, negli ultimi anni, no? Sì, mi sembra, giudicare dai provvedimenti, diciamo, disciplinari, sì, mi sembra che grossi episodi di... No, dicevo il numero dei tifosi. Ah, il numero, sì, mi sembra sì, è ritornato, anche perché l'eccellenza è ritornato un campionato, insomma, che attira interesse. Che... Quindi tu vedi non una retrocessione del numero dei tifosi, ma un avanzamento? Mi sembra sì, io lo sai benissimo che l'eccellenza l'ho seguita, la seguo molto, diciamo, così, insomma, solo frammentariamente, ma però, insomma, vedo che, insomma, sentendo anche da commenti radiofonici, mi sembra che, insomma, gli stadi sono abbastanza, c'è abbastanza affluenza di tifosi, insomma. Certo. Antonello, io, ecco, su questa parola dei tifosi volevo fare un approfondimento anche con te, poi sentiamo il mister, appunto, se più o meno ha avuto un'idea di quest'anno, mediamente i tifosi sono venuti a tifare per la squadra, appunto, per la Ducato. Dipende, Sergio, da tanti fattori il tifo. Dipende dalla realtà, dipende dalla squadra come va, ovviamente, e dipende anche come va il calcio al di sopra, il calcio professionistico. Io mi ricordo negli anni 80, quando il Perugia aveva, come dire, no, navigava in Serie B, mi ricordo l'unica, allora si chiamava promozione, e c'erano realtà che vedevi mille spettatori. E non so darti una risposta precisa. Credo che oggi forse i paesi, alcuni ancora c'è il senso di identità per la squadra, ma dipende anche dal fatto se in quella squadra ci sono giocatori del posto. Cioè, molte volte, e questo è una mia critica che ho sempre fatto, cioè, voglio dire, l'aver tolto forse il discorso del sottoquota da una parte può aver fatto bene al calcio sotto certi punti di vista, dall'altra, soprattutto nelle piccole realtà che io, dove ho vissuto io, come penso San Giacomo, toglie quell'appartenenza del giocatore alla squadra. E quindi, se allora vi dico, magari solamente, che ne so, le fidanzate, le mogli, i genitori, e questo è quello che succede spesso nei campi. Dove invece io, per esempio, mi è venuto in mente il Fontanelle qualche anno fa, quando c'è stata la salita in eccellenza, il Fontanelle, una squadra che al campus di Branca, vedevi sempre una tifoseria ben presente. Quindi voglio dire, è un po' relativo questo aspetto. Ripeto, secondo me aiuterebbe riportare la gente negli stadi, parlo a livello dilettantistico, ridare identità alle piccole realtà, anche perché Mister Ricci è stato anche un ottimo giocatore, me lo ricordo, nelle squadre dilettantistiche, il giocatore è il ragazzo che vale, gioca sempre e porta anche, diciamo, no? E questo, non c'è bisogno di, secondo me, di selezione. Detto questo, poi ci sarebbe poi da raccontare altro, ma Mister, insomma, so lei su questo che ne pensa. No, sono d'accordissimo, perché io sono andato a vedere un paio di partite dello Spoleto quest'anno e penso che gli spettatori si contavano su un palmo della mano.
poca gente. 20-30 persone, non di più, 50 massimo. Per esempio l'anno scorso Spoleto Villa Biagio, mi ricordo una gradinata piena, no? Che ti perdi certo, di certo, certo, no? Certo. Perché ricordiamo che Spoleto ha anche un'ottima realtà per pallavolistica, perché lì c'è assolutamente sì, molto assolutamente la città, sì. Segue molto la pallavolo. Però ecco, però anche il discorso che faceva prima sui giocatori del posto. Chiaramente se tu hai in rosa 15 giocatori del posto e giocano sistematicamente tutte le domeniche, secondo me gente ci verrà più, c'era molta più gente al campo. Nello Spoleto quest'anno mi sembra che ci siano uno o due giocatori di Spoleto, quindi chiaramente influisce tutto, ma questo secondo me è la prima situazione più importante. I giocatori del posto, tanto voglio dire, facciamo campionati dilettantistici, non credo che a Spoleto non ci siano 11 giocatori che possono, o un allenatore di Spoleto che possa allenare lo Spoleto. Pure per il coraggio dei settori civili, in questo caso esatto, sotto quota, non è esatto, che di portare i giocatori del posto, esatto, in prima squadra. Esatto, dire, esatto. Vale, no. Ecco perché magari la gestione dello Spoleto calcio, della Volundas in questo momento è che io sappia non hanno un giocatore di proprietà, quindi è dura, così è dura. Certo. Hai toccato un tasto sulla quale la domanda che volevo fare. Sono due anni che a Spoleto sono successe cose piuttosto strane. L'anno scorso l'allenatore è stato cacciato via, insomma, per una situazione, insomma, tutta penso particolare. Quest'anno è arrivata questa troica, Damaschi, Antonini e l'altro lì e Alcipreti insieme a una persona come Del Frate, che insomma ormai il calcio lo conosce bene. Però un allenatore anche lì portato ovviamente da sappiamo da chi, che come dicevi non riesce a Spoleto a, come mai, tu che conosci la realtà di Spoleto, insomma, ecco, a esprimere, a ritornare come magari fa il Foligno, che ha rifatto insomma una società con tutti gli imprenditori e sta ripartendo. Come mai Spoleto trova queste difficoltà? Spoleto secondo me devono avere il coraggio anche da ripartire da zero e ripartire magari da una scuola calcio o un settore giovanile che può ogni tanto portare qualche giocatore in prima squadra o qualche giocatore del posto per giocare in prima squadra. Nello Spoleto c'è stato sempre questa mentalità magari di portare giocatori di fuori o allenatori di fuori. Può essere un vantaggio, ma può essere anche uno svantaggio. Io l'anno scorso poi l'ho affrontato la prima partita col Torgiano e l'allenava un certo Paolo Negro, insomma, non è l'ultimo arrivato. Quindi, che dire, sinceramente non riesco a capire queste gestioni che fanno a Spoleto per quanto riguarda la società calcistica. Io penso proprio che dovrebbero proprio prendere esempio da una piccola società con grandissimo entusiasmo come l'ha Ducato, cioè una gestione anche familiare, diciamo, in qualche contesto. Però ognuno sa quello che deve fare, ognuno ha delle cariche importanti, ognuno deve fare il presidente, un altro deve fare il direttore sportivo, un altro. Penso che se non ricominciano da questa cosa, Spoleto, fra poco il calcio sparisce. Quindi Moreno ha toccato un tasto che i giocatori del posto sì, ma sarebbe buona cosa anche che i dirigenti fossero del posto, che hanno una causa diversa, nel senso, capito, paesani, quindi sanno un po' tutto la situazione, quindi perché diciamo ha funzionato sempre così. Beh, nell'epoca comunque bisogna dire anche una cosa in difesa dello Spoleto, nell'era Santi Rosi, diciamo che lo Spoleto ha fatto anche molto bene, perché ha vinto un campionato d'eccellenza, è andato in Serie D, ha fatto un grandissimo campionato in Serie D con Ezio Brevi, io me lo ricordo benissimo. Ecco, parliamo del presidente. Presidente del posto, e chiaramente che conosce vita, morte e miracoli del posto, conosce imprenditori, conosce a livello comunale dove sono cioè le cose più importanti sono queste, insomma, poi. Sì, Antonello, volevi. No, io penso che abbiamo. No, ho toccato. Anzi, ringraziamo anche il mister Ricci, perché, come dire, ha parlato non solo di Antonello, ma da Spoletino, perché comunque sì, è nato a Spoleto e quindi conosce bene la realtà. No, dicevo, una settimana la Ducato fresca di
di salto in eccellenza, ma no, se, non so se vogliamo passare Sergio no, al commento della settimana. Adesso però prima, Cannara, prima però di passare so al Cannara ci assenteremo per un paio di minuti e poi torniamo a parlare di calcio umbro. Con questo servizio Sport e Incontri si occupa questa volta della dichiarazione dei redditi precompilata 2018, appuntamenti per l'assistenza e l'informazione ai cittadini, e ci illustra il tutto la dottoressa Caterina Gaggini, funzionario dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale dell'Umbria. Il progetto dichiarazione precompilata ha debuttato nel 2015 e quindi è al suo terzo anno di età e ha segnato una rivoluzione nei rapporti fra fisco e contribuente, perché appunto è dal 2015 che è l'Agenzia delle Entrate che mette a disposizione del contribuente che vuole presentare la propria dichiarazione quasi tutti i dati per farla. Anche per quest'anno è stata arricchita di ulteriori dati per rendere un servizio sempre più efficiente e semplificare la vita al contribuente. Quest'anno sono state introdotte le spese per le rette degli asili nidi, ad esempio, e le erogazioni agli enti del terzo settore, e è stata arricchita di una nuova funzionalità per integrare e modificare quei dati che eventualmente non siano corretti nella dichiarazione precompilata. Pur rimanendo ferma la possibilità di rivolgere ai professionisti abilitati e a CAF, il contribuente che vuole inviare da solo la propria dichiarazione dei redditi può avvalersi dell'assistenza e delle informazioni che i funzionari dell'Agenzia delle Entrate sono pronti a dare nei nostri uffici. Possiamo chiarire ai nostri telespettatori quali sono queste iniziative? Innanzitutto, come dicevo, tutti i giorni negli ordinari giorni di apertura degli uffici sono presenti dei funzionari disposti ad aiutare il contribuente a fornire informazioni e assistenza. In più, nella giornata del 13 giugno è prevista un'apertura straordinaria di pomeriggio sia a Perugia che a Terni dalle 15.30 alle 18.30. A questo punto non ci resta che ricordare chi può presentare la dichiarazione precompilata e quali sono le scadenze. Quando parliamo di 7.30 ci riferiamo ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, mentre per quanto riguarda il modello redditi è riservato ai soggetti sostanzialmente titolari di partita IVA e quindi reddito da lavoro autonomo, reddito di impresa. Per quanto riguarda invece le scadenze, per il modello 7.30 c'è tempo fino al 23 luglio, mentre per il modello redditi fino al 31 ottobre. Per chi ancora non lo sapesse, come si può accedere alla dichiarazione precompilata? Le modalità di accesso alla precompilata sono due. Il contribuente può accedere direttamente o delegando un CAF, un professionista abilitato, o il sostituto d'imposta. Il contribuente che voglia accedere da solo può farlo tramite le credenziali dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, in particolare Fisco Online, inserendo il proprio codice fiscale, il PIN code e la password nell'area riservata, oppure in alternativa con SPID, con la Carta Nazionale dei Servizi, o con il PIN di dispositivo rilasciato dall'INPS. I dipendenti pubblici poi possono avvalersi del portale NoiPA. Quali sono i vantaggi del modello 730 precompilato? Il grande vantaggio è di avere quasi tutti i dati disponibili per la propria dichiarazione precompilata, con il calcolo delle imposte e dell'eventuale rimborso di cui si ha diritto. Inoltre, se il contribuente accetta la propria dichiarazione, così com'è, senza andare a modificare i dati o ad integrarla, non sarà sottoposta a eventuali controlli di tipo documentale. Da quest'anno inoltre chi vuole modificare o integrare i propri dati può farlo oltre con l'ordinaria modalità modifica in modalità assistita, quindi andando ad inserire nella sezione prima e seconda del quadro E i dati relativi agli oneri deducibili e detraibili. In questo caso eventuali controlli riguarderanno solo i dati modificati ed integrati, non quelli già presenti nella precompilata. Quali sono i canali di assistenza per la precompilata 2018? Per un'informazione di carattere generale c'è il nostro sito www.agenziaentrate.gov.it, dove è presente un'area dedicata alla precompilata e un servizio di webmail. Ci sono inoltre i canali social e YouTube, dove si possono trovare dei video tutorial.
Per l'assistenza specifica sulla propria posizione è possibile rivolgersi al call center oppure venire presso i nostri uffici dove c'è una postazione self-service per inviare la propria precompilata in autonomia. È importante ricordare che è prevista un'apertura straordinaria pomeridiana dalle 15.30 alle 18.30 mercoledì 13 giugno negli uffici territoriali di Perugia e di Terni. Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino, immersi in un luogo incantato. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Tutto di nostra produzione. Bar, gelateria, tavola calda, pranzi veloci. Aperto tutti i giorni, festività comprese, dalle 5 del mattino alle 22. Pasticceria Etrusca, se ci assaggi, non ci lasci più. Ci trovi a Perugia in via Cortonese 1F, di fronte alla sede della Regione Umbria al Broletto. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Alla Tavola Rotonda, un ambiente familiare e un servizio accurato rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare piatti tipici della tradizione umbra e il gusto della pizza. Offre inoltre, nelle sue ampie sale, servizio completo per cerimonie e banchetti. L'hotel è ideale per gruppi, famiglie e coppie. Parcheggio privato, ampio giardino. La Tavola Rotonda, a Santa Maria degli Angeli, dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria. Bene, e allora ripartiamo con questo confronto sul calcio regionale con il tecnico appunto della Ducato, Fausto Ricci, che ci ha spiegato un po' ovviamente quella che è stata un po' la loro storia vincente, perché dalla promozione sono passati in eccellenza e va bene. Adesso io però vorrei fare un giro con tutti voi, perché il Cannara ha superato un turno che si sembrava difficile e adesso gioca con la Torres, quindi il Cannara è in piena lotta per salire in Serie D. Chiaramente deve eliminare la Torres, poi è a posto. Si gioca, mi pare, prima in Sardegna e poi a Cannara, domenica prossima. Sì, mi pare prima si gioca in Sardegna, poi si torna a Cannara, ma è stata veramente una bella impresa quella del Cannara, perché non era facile, lo diceva Mister Fassi, l'ho sentito a livello televisivo, vincere contro la Russell di Mutina, questa squadra emiliana, no? Che comunque ha visto un Cannara un primo tempo soffrire, poi nel secondo tempo è venuto fuori. C'è anche una bella storia umana, perché uno dei protagonisti è stato Giacomo Lepri, che ha fatto un gol e un assist. Giacomo Lepri, che in settimana aveva perso il nonno, che tra l'altro persona che conosce molto bene, vanno le condoglianze da parte nostra alla famiglia, e Giacomo Lepri ha ripagato con un gol e un assist, un Cannara che quindi si merita questa finale. E devo dire, Sergio, che nonostante tutto ogni anno l'Umbria regala delle belle pagine di sport, perché l'anno scorso la vittoria del Villa Biagio della Coppa Italia e del campionato, e quest'anno il Cannara, che veramente oltre alla vittoria, no, del campionato del Bastia, ci sta regalando veramente una pagina di sport che va oltre i confini umbri e fa onore al calcio umbro. E quindi su questo credo che, ecco, do la parola agli ospiti per un commento. Quindi tutta una finale tutta da vedere, e forza Cannara, insomma, in bocca al lupo veramente alla squadra di farsi. Sentiamo un po' che pensa Fausto Ricci. Innanzitutto c'è anche il Massa Martana, che ha fatto un risultato incredibile. Una semifinale, no? Persa. Per quanto riguarda il Cannara, io ho fatto i complimenti a Francesco Farsi. Già sabato scorso ci siamo visti a Villanova, mi sembra, su una trasmissione. E io ho detto di crederci, perché secondo me poteva far molto bene. Ha affrontato una squadra che, ricordiamo, aveva vinto il campionato insieme a pari punti con un'altra squadra e ha perso i rigori e lo spareggio, quindi non è che andava a affrontare una squadra così
con ex giocatori di Serie A, eccetera, eccetera. Quindi ha fatto, secondo me, un'impresa incredibile. Adesso ci devono credere. Sentivo Claudio Di Giuseppe stamattina, proprio perché ogni tanto ci sentiamo, mi diceva che, erano, che era stanco, però detto, due partite dalla fine non puoi essere stanco, devi, ormai stanno lì, devono provarci in qualsiasi maniera. Chiaramente affrontano una squadra di una città, perché è una squadra importante come, come Sassari, però nelle due partite la città non conta, contano i giocatori che vanno in campo, e quindi secondo me c'ha buonissime possibilità il Cannara, perché c'è gente esperta, gente di categoria, di carattere, poi una squadra che non prende gol, quindi forza Francesca. Forza Cannara, forza Cannara. Giancarlo. Sì, siamo uniti tutti col mister, per carità, abbiamo fatto, già fatto i complimenti col direttore generale. E domenica eravamo io e Moreno a vedere l'andata a Cannara. Insomma, ecco perché io dissi che ce la poteva fare il Cannara, perché non mi è sembrata una squadra irresistibile, però il calcio dopo si riserva tante cose, certo. E ieri insomma ha dato prova che il Cannara ha vinto non bene ma meritatamente, anche al di là del primo tempo che ha sofferto un pochino, e adesso gli facciamo gli auguri con la Torres, faremo un bocca al lupo, per carità, anche perché con due sole squadre in Serie D dell'Umbria sarebbe la terza a entrare nel coso, quindi penso che ne vale un po' tutto diciamo la Serie D dell'Umbria, diciamo le squadre che tutto il calcio, perché anche le squadre dietro, che se passerebbe il Cannara, quindi tutte interrebbero in promozioni, certo. Poi, quindi, quindi ci sarebbe a cascata un mucchio di promozioni. Più squadre che salgono di categoria, quindi sentiamo Lorenzo. Beh, un Cannara super, spumeggiante, un Cannara che nessuno avrebbe scommesso una cicca fumata sul risultato fin qui acquisito, anche perché la squadra emiliana è una che è di quelle che sicuramente ha lasciato il segno nel suo campionato e quindi aveva delle prerogative anche tecniche e tattiche per poter andare avanti. Invece il Cannara ha indovinato la giornata giusta, forse le giornate giuste dei due incontri, e chiaramente ha dimostrato ciò che aveva messo in evidenza durante il campionato, perché è stata sempre a ruota del Bastia, quindi fondamentalmente quando una squadra rimane sempre per tutto il campionato in cima o primo, secondo o terza, vuol dire che ha le basi, le fondamenta molto forti, quindi deve essere attesa come una formazione di qualità, e contro la Torres, che è una storica squadra sarda ma anche di posizione di classifica e di graduatoria diverse, superiori, ci sarà da combattere fino all'ultimo, se non altro per la qualità della squadra che sicuramente andrà in campo contro il Cannara, ma il Cannara mi pare di aver sentito anche dichiarazioni di Farsi molto galvanizzato, molto pieno di sé e comprensivo di sé nel momento giusto per poter tentare il colpo della stagione. Quindi sta acquisendo lo spirito giusto Moreno. Ma volendo fare i dovuti paragoni, diciamo il Cannara quasi si può definire come la Ducato, perché il Ducato ha trovato il Foligno, il Cannara si è trovato di fronte insomma una squadra come il Bastia, quindi è arrivata a giocarsi questi playoff di eccellenza vincendo questa prima semifinale. Una semifinale sì, un po' sofferta, come ha detto Giancarlo, il primo tempo un po' ovviamente il Rosselli Mutina ha cercato di sbloccare la partita, poi nella ripresa è venuta fuori insomma Cannara è entrato in campo con più determinazione e è riuscito a portarsi a casa questa vittoria. Ma secondo me il Cannara, a prescindere insomma ecco la prossima partita, questa finale con la Torres che dovrà giocare, ha tutte le carte in regola per giocarsela, perché, ma soprattutto per il blasone della squadra, l'organizzazione, diciamo quello che c'è, l'organizzazione parlo societaria ma anche di squadra, insomma, perché mi è sembrata insomma una squadra che ha tutte le caratteristiche, ha un allenatore che sicuramente Farsi è molto bravo, ha plasmato in questa squadra a suo modo, e ha recuperato un giocatore come Fastellini, che è molto importante, anche se ha perso uno come Pulci, però vabbè,
è una partita che insomma in queste andate e ritorno secondo me il Cannara può riuscire a far bene, poi rimane sempre ovviamente anche perdendo la possibilità di un eventuale ripescaggio. Un ripescaggio, certo, quando... Allora io chiuderei questo appuntamento del mercoledì di Sport e Incontri basato sul calcio umbro. Perugia è il capoluogo di questa regione e domenica si gioca il primo turno dei playoff in casa del Venezia, incontro secco con il Venezia che ha due risultati su tre. Allora, io ripartirei da Moreno. Ma diciamo che ecco, c'è molta curiosità, molta attesa per vedere questo Perugia targato Nesta che ovviamente con lo slittamento di una settimana dovuto alla penalizzazione del Bari ha avuto modo l'allenatore di conoscere meglio i giocatori, di approfondire meglio questo nuovo schema che l'allenatore sembra voglia adottare. Sicuramente è una partita difficile perché l'avversario, sappiamo tutti, il Venezia di Inzaghi è la sua forza, però insomma io credo che insomma l'avvento che ha dato questo nuovo allenatore possa ridare entusiasmo al Perugia e riuscire a passare il turno. Lorenzo. C'è molta curiosità per questo incontro regionale tra il Perugia e il Venezia. Sicuramente l'arrivo di Nesta in panchina del Perugia ha dato nuovo nervo e nuovo entusiasmo alla squadra, a tutto l'ambiente, ai tifosi perugini. Quindi anche da questo punto di vista ci potremmo trovare davanti a una formazione che sicuramente dirà la sua contro il Venezia, che potenzialmente è molto forte, però l'arrivo di Nesta proprio nel momento topico della stagione a playoff acquisiti potrebbe essere stato un colpo, diciamo, o da grande maestro oppure togliere qualche cosa all'ultimo momento per tentare veramente la carta di superare il Venezia e quindi proseguire verso la Serie A. Sì, Giancarlo. Insomma, domenica si troveranno di fronte Inzaghi e Nesta, che hanno vinto Sergio... insieme la Coppa dei Campioni col Milan. Sì. Quindi si ritroveranno di fronte, e non lo so, il Venezia è una squadra ostica, specie in casa, prende pochi gol. Comunque sto Perugia, non so, caricato una Nesta, sembra che gli dia qualcosa in più. Giocava a Empoli, la partita che giocava Empoli, che ci stava, che insomma perdeva, però sembra, qualcuno già ha detto si vede la mano di Nesta, ma mi pare un caso che se tre giorni già si vede la mano di Nesta, ma influenzerà più i giocatori a livello, come si dice, da ex grande giocatore. Sicuramente una grandissima personalità, non lo so quanto può magari anche il fascino della persona che uno va davanti. Questo il fatto questo quando sì. Dici una Nesta, io pensai, viene a giocare? Vedo molto, no, adesso a parte il mister, che comunque sa che. Sinceramente, sì, prego. Cambiare un allenatore prima dei playoff, secondo me, è un azzardo oggi come oggi, però. Poi il presidente Santopadre avrà fatto, noi non sappiamo i motivi, almeno io personalmente non so i motivi, però io reputo Breda, è stato a Perugia, secondo me ha fatto molto bene al di là dell'esonero ultimo, perché ha preso il Perugia che era a pezzi e l'ha portato quasi matematicamente ai playoff, e quindi secondo me doveva farli Breda ai playoff, però sono scelte che vanno un po' controcorrente, secondo me. Comunque sia, affrontano una squadra che è una squadra esperta, che giocano insieme da 2 o 3 anni, che hanno vinto un campionato, che hanno motivazioni, e non sarà facile, questo sicuramente. Facile, troveranno una partita molto tosta, secondo me. Chiudiamo con Antonio. Sì, ma io tanto avete detto tutto, ovviamente forza Perugia, perché è ovvio, questo mi sembra scontato. Certo, come diceva il mister Ricci, come mi ha anticipato, se il Perugia va avanti e con la vittoria dei playoff, allora a quel punto aveva ragione Santo Padre, ma se il Perugia, speriamo di no, fallisca, voi conoscete bene la piazza di Perugia, non perdona niente a nessuno. Cioè questa è una scelta che ha messo anche la società ad un bivio, io credo, ad un bivio importante. Poi se altre ragioni hanno portato Nesta, questo, come dire, i rumors sono tanti, c'è da dire
c'è da dire che di fatto è una partita importante, difficile, però io concordo con mister Ricci e concludo. Secondo me, con tutto il rispetto per Nesta, che come dire, la nostra stima quanto mai come campione, come giocatore e non solo come allenatore, ma credo che Brera abbia fatto veramente un grande lavoro a Perugia, ma un grande lavoro però soprattutto anche per ricucire pazientemente i rapporti, perché non ci dimentichiamo che dopo alcune giornate con l'esonero di Giunti di fatto si è dovuto ricostruire anche un clima, un ambiente, e credo che su questo a Brera va dato il merito di aver fatto tanto per portare la squadra dove è attualmente. Bene, allora noi abbiamo chiuso il nostro appuntamento con il calcio umbro e ringraziamo ovviamente il tecnico della Ducato Fausto Ricci, che il prossimo anno giocherà in eccellenza, Antonello Tacconi, Giancarlo Babuini, Lorenzo Capezzali e Moreno Salari. Domani sera per Sport e Società avremo uno spaccato della Società Nuova Alba di calcio del settore giovanile con Stefano Moricciani, poi c'è un'intervista che ha fatto Antonello che appunto dove si presenta un grande evento in Umbria, insomma a Perugia, cioè, no, in Umbria, in vari comuni dell'Umbria. Venerdì è dedicato, c'è uno sguardo, una finestra, apriamo come l'apriamo tutti i venerdì sulle varie federazioni. Venerdì tocca al tennis regionale, quindi avremo il presidente Roberto Carraresi, credo quasi tutto il consiglio regionale, e avremo anche Francesco Cancellotti che non cambia. Sabato, grazie al titolo Raccontando storie di uomini e pagine di sport, appunto titolo di Antonello Tacconi, si parla di libri, si parla soprattutto di libri, di cosa hanno raccontato, non solo di sport. In effetti sabato avremo Guglielmo Mazzetti con il Sor Guido, quindi la storia di suo padre, un volume splendido che vi mostreremo, e Giovanni Lozzini che ha scritto un romanzo, La scelta, che tratta di una storia del 1944 durante il periodo del fascismo, con un gruppo di ebrei ovviamente che erano stati arrestati e stavano a distanza, diciamo così, al lago Trasimeno. Grazie e noi ci rivediamo domani sera. Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino immersi in un luogo incantato. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Tutto di nostra produzione. Bar, gelateria, tavola calda, pranzi veloci. Aperto tutti i giorni, festività comprese, dalle 5 del mattino alle 22. Pasticceria Etrusca, se ci assaggi, non ci lasci più. Ci trovi a Perugia in via Cortonese 1F, di fronte alla sede della Regione Umbria al Broletto. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Alla Tavola Rotonda, un ambiente familiare e un servizio accurato rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare piatti tipici della tradizione umbra e il gusto della pizza. Offre inoltre, nelle sue ampie sale, servizio completo per cerimonie e banchetti. L'hotel è ideale per gruppi, famiglie e coppie. Parcheggio privato, ampio giardino. La Tavola Rotonda, a Santa Maria degli Angeli, dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria.